ci picchia, Ricky. Il tuo amico Lloyd vive davvero tutto l'anno in questa città sommersa. Sì, lui con altre 300 persone. 300, hai detto? Ma perché tanta gente ha deciso di vivere sott'acqua? Perché in futuro potrebbe non esserci abbastanza posto per tutti noi sulla Terra. Quindi la Fondazione Ricci ha pensato di costruire questa città alternativa in fase sperimentale. A me non dispiacerebbe vivere con i pesci, specialmente con i delfini, sono così graziosi. Sì, però i delfini sono mammiferi e loro non vengono mai in questa zona di mare perché l'acqua è troppo fredda. Tollar, non si può pescare dentro un sottomarino. E sta attento, perché questa canna è avvolgibile con manovra automatica. E poi ricordati di non premere mai la leva rossa. Dollo, attento! Ricky, stiamo andando contro quella balena! Ci penso io! Oh, accidenti, ci è mancato un pelo! Appena entrato mi impadronirò della nuova invenzione del professor Kimbing e distruggerò la città! Distruggerò la città! Distruggerò la città! Lui è Lloyd, suo padre è supervisore all'ufficio ricerche. Ciao Lloyd. Piacere di conoscerti, Gloria. Allora, dimmi, per quale motivo mi hai telefonato? Vieni, te lo mostro. Abbiamo ricevuto questa registrazione. Il fondo dell'oceano è di mio dominio. La vostra città interferisce sul mio lavoro e deve essere eliminata. Andatevene e abbandonate la stupida idea di colonizzare il mare, altrimenti sarete tutti annientati. Ma chi è quello? Si fa chiamare Capitano Fogor. È una specie di pirata che deruba dell'oro e delle mercanzie e le navi affondate. La guardia costiera sospetta che sia lui ad affondarle. È chiaro, con una città in fondo all'oceano ci sarebbero troppi testimoni imbarazzanti per le ruberie del capitano. Mio padre sta perfezionando con il professor Kimbin un nuovo dispositivo di sicurezza. Sì, è senz'altro un'ottima idea. Il capitano Fogorn sarà reso inoffensivo con questo sistema. L'antenna radar di Kimbin produce onde ultrasoniche che allontanano i pesci se si avvicinano troppo. Anche se l'apparecchio non è ancora completato, posso darvene una piccola dimostrazione. Vedete, dal momento che emette onde ultrasoniche, solamente pesci e animali con udito finissimo possono sentirle. Guardate. Ah, Dollar ne è rimasto colpito. Santi nomi, stengo subito. I cani percepiscono suoni anche molto acuti. Va meglio, Dollar. Oh, è il capitano Fogor. Oh no, sta rubando il radar. Non lasciamocelo scappare. Da questa parte, venite. Ma dove è andato? Proveremo a trovarlo con la foto esplorativa. Adesso verifichiamo. Va verso il suo sottomarino. Presto, di qua c'è una scorciatoia, muoviamoci. Si sta immergendo. Inseguiamolo. Eccolo. L'abbiamo raggiunto. Yuhuu! È scomparso. Non c'è altro qui intorno, oltre quella balena. Chi lo sa perché Fogorn ha rubato il radar? È inutilizzabile. Non sarà inutilizzabile se ruba anche l'altra metà. Lloyd ha ragione. Impadronendosi della parte mancante, sarebbe in grado di distruggere l'intera città. E la parte mancante è in arrivo con la motonave Rigley. Sarà qua tra mezz'ora. Meglio assicurarci che non accadano incidenti. La 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 la
Bene, Eureka! Le mie scarpe falciaprato funzionano perfettamente. Ah, ecco la motonave. Che magnifica imbarcazione. Peccato che io debba affondarla. Oh, questa poi. Capitano, che cosa sta succedendo? C'è qualcosa sul fondo che si dirige contro di noi. Ma dallo schermo radar non si capisce di cosa si tratta. Siamo stati colpiti! Abbandonare la nave, presto! Siamo arrivati tardi. Oh no, ho ancora ai piedi le scarpe falciaprato. Ehi, professore, è tutto a posto? Che domande! Ho fatto un naufragio con le scarpe falciaprato, la mia lancia personale è affondata e quel che è peggio anche la mia ultima invenzione sta colando a picco con la nave. Ti sembra tutto a posto? Almeno gli uomini sono in salvo. Adesso dobbiamo pensare a Fogorn, professore. E chi è Fogorn? Glielo spiego dopo. Su, andiamo. Ancora nessuna traccia. Guardate che squarcio. È Fogorn, non ci sfuggirà. Ora che ho anche l'altra metà dell'invenzione, distruggerò ogni cosa. Distruggerò ogni cosa. Ah, Ricky Ricci ha voglia di giocare, Ehi, non si vede più niente. Ci ha spruzzato dell'inchiostro, ma lo neutralizzo. È di nuovo scomparso. Ma dove sarà finito? Deve usare qualche trucco. Quella balena, bisogna dire che è davvero un magnifico esemplare di mammifero sottomarino. Mammifero? Certo, non lo sai che anche le balene sono dei mammiferi? È meglio lasciarla in pace, è così tranquilla. È bene che noi torniamo alla città. C'è il capitano Fogorn che sta per inviare un messaggio. Ora che dispongo del radar al completo, creerò delle vibrazioni che faranno crollare la cupola della città sommersa. Così come l'acuto di un cantante farebbe con un cristallo. Avete un'ora di tempo per evacuare, un'ora e non di più, se volete salva la vita. Professore, crede che siano vere le sue minacce? Sì, purtroppo, se è vero che dispone del mio radar al completo, devo ammettere che sarà un gioco da ragazzi fare quello che lui dice. È un guaio. Vorrei sapere come Fogorn riesce ogni volta a sparire. Nessuno di voi ha notato qualcosa di strano? Nessuno? La balena, forse. La balena? Già, Ricky ha detto che i mammiferi non si spingono in queste acque perché sono troppo fredde. E il professor Kimbin ha detto poco fa che la balena è un mammifero. Voi non lo trovate un po' strano? Ci sono. So dove il capitano Fogorn si nasconde. Vieni, Lloyd. Ho chiamato la polizia costiera. Sarà qui tra un minuto. Tieniti in contatto radio. Perché non usiamo il mini sottomarino? Perché Fogorn con il suo radar potrebbe localizzarlo, mentre così passeremo inosservati. E ci scambierà per una coppia di pesci. Proprio come sospettavo, è un sottomarino a forma di balena. Come facciamo ad entrarci? Da questa parte. Ricky, guarda! L'ora è scattata, è il momento di distruggere la città. Oh no, è troppo tardi, Ricky! Ricky! Mi libererò di quei ficcanaso una volta per tutte! Ritirata strategica! Eccomi qua! Vi ho trovato, siete in trappola! Ti sbagli, è solo la mia muta! Inviamo un segnale alla motovedetta della polizia, è sopra di noi! Ciao, ciao, Fogorn. Mani in alto, Fogorn. Sei sotto tiro. Intanto ho disattivato il radar. Ormai è inutile. C'è una falla nella cupola. Ci vorrebbe un tappo gigante per riuscire a chiuderla. Ce l'abbiamo. Bravo, ci sei riuscito.
Sì, anche le balene di acciaio servono a qualcosa. Ricky, l'oceano potrà essere colonizzato grazie a te. E grazie a Gloria, è lei che ci ha aiutato a capire che Foghorn si nascondeva nella falsa balena. In ogni caso, amici, se volete restituirmi il favore, aiutatemi a prendere Dollar.